12° Giro d'Italia End Bike edizione 2022, conferenza stampa e al termine una cena di gala incredibile, ogni tavolo riservato a una disciplina sportiva. Rimanete con noi perché ci saranno anche degli ospiti molto ma molto famosi. E in compagnia di Fabio Pennella, presidente del Giro d'Italia di End Bike. Caro Fabio, ci vuoi parlare delle tappe che noi andremo a seguire? Innanzitutto Andrea, grazie di essere qui questa sera, una serata veramente importantissima perché annunceremo la 12° edizione del Giro d'Italia in Bike e il 6° Diamond of Fame, ovvero il premio all'atleta paralimpico dell'anno. E siamo con lui, Germano Lanzoni, detto meglio conosciuto come il milanese imbruttito. Oggi non siamo un siringuito, caro Germano. Però guarda che il siringuito è un termine spagnolo che indica l'aeroplanino di carta, che viene lanciato in aria, fa un volo e nel volo racchiude, raccoglie i sogni. Caro Germano, oggi tu hai dato il volto a questa fantastica edizione, 12° edizione del Giro d'Italia di End Bike. Così in 7 tappe vedere l'Italia e cimentarsi in un'esperienza costruttiva, inclusiva, è facile aderire a progetti del genere. Proviamo questi fantastici atleti che veramente sono atleti nel vero senso della parola, vero Germano? Credo che ogni atleta è un viaggiatore e quindi vanno non soltanto applauditi ma in un certo senso ammirati, seguiti. Sono loro che motivano noi, non noi motivare loro. E con noi altro volto molto conosciuto del piccolo schermo, da Colorado a Italia's Got Talent, Laura Formenti, qui al 12° giro di End Bike. Com'è la tua prima volta qua come madrina? Sì, faccio la madrina per la prima volta a questo giro di End Bike, sì, e sono molto emozionata. Cioè, mi ha fatto molto piacere essere invitata perché credo che sia un'iniziativa veramente importante, interessante, di cui in questo momento c'è tanto bisogno. E in compagnia della bellissima testimonial del giro End Bike 2012, l'avete riconosciuta, tutti siamo con Luisa Corna. Ciao, ciao a tutti, buonasera. Avevo già conosciuto questa manifestazione attraverso una mia carissima amica che è Annalisa Minetti, quindi me ne aveva già parlato. Quando me l'hanno proposto, ovviamente ho accettato molto volentieri perché questa sera poi insomma si presentano quelle che saranno le tappe del giro End Bike, quindi si svolgerà insomma questa grandissima manifestazione sportiva con questi straordinari atleti che si confrontano insomma con i propri limiti, con la propria forza, quindi è sicuramente molto affascinante. Poi, ma già lo sport di per sé insomma ti porta comunque a confrontarti, no? Con i tuoi limiti. E la hand bike poi negli ultimi anni ha preso un grandissimo piede in tutti, tra gli atleti, e quindi penso che sia uno sport molto affascinante. E allora questa sera la vedremo in veste di madrina. E allora ringraziamo Luisa veramente per la gentilezza e perché si è prestata a questo grande evento di solidarietà. Da Cinisello Balsamo è veramente tutto, in attesa della prima tappa di Bari, in compagnia delle bellissime Miss Succhena, Francesca, Carina, Giada. Un saluto a tutti i telespettatori da Andrea Evans per TG Evans. Ciao, tac!